Giulia, qui ragazzi, ora però il ritmo cambia perché con il pop electric and rock accogliamo gli Overlaps. Ciao a tutti, c'è una degna rappresentanza con la nostra Gloria che ci parlerà un po' di questo gruppo molto particolare che diciamo prende le sue origini dal nord-est Italia, precisamente a Venezia. È giusto? È giusto. Sì, siamo divisi in due tra Venezia e Pordenone, quindi siamo un po' friulani e un po' veneti. Bella, bellissima quella parte d'Italia, adoro il Veneto. Quindi come band vi siete composti proprio partendo da il girl power? Tu sei la front girl. Sì, non è facile tenere a bada tre maschioni, ma... Dici, parlaci un po' di questa cosa che è molto piccante per me, questa cosa è molto interessante. Quindi sei tu che hai dato l'idea al gruppo? In realtà sì, nel senso che avevo già una band anni prima e poi nel 2016, dopo aver chiuso l'altra diciamo avventura musicale, ho rifondato una nuova band e dopo vari cambi di formazione siamo arrivati alla band diciamo definitiva. Abbiamo appena cambiato il batterista, però diciamo che noi diciamo tre... Ecco. Salutiamo la formazione attuale, vai Gloria, salutiamoli tutti. Allora saluto Marco, il chitarrista, Marco Marinato, bassista Stefano Steve Galiotto e il batterista che è nuovo appunto Stefano Guglielmo. Bella nuova vita e che seminerà sicuramente altri grandi successi. Noi vogliamo proprio conoscere le vostre origini, cioè cosa ha dato lo startup per fare musica insieme e soprattutto questa commissione, no, tra il pop, l'electric rock. Ecco, è particolare, ce ne vuoi parlare? Sì, noi nel 2016 siamo partiti più su genere crossover, strizzando un po' l'occhio al metal e al rock ovviamente, sempre con linee vocali melodiche ma anche con qualche scream, ecco, e questo è il primo disco. E il secondo abbiamo iniziato a inserire dentro ai nostri pezzi un po' più di influenze elettroniche e quest'ultimo disco, che sarà in uscita a ottobre 2022, ci sarà ancora più pop e ancora più influenza elettronica, quindi c'è stata un po' un'evoluzione in questi anni sia a livello di scrittura che di ricerca di sonorità, ecco, diverse. Che bello, è sempre molto curioso, no? Essere aperti a nuovi generi, fare un mélange, un mix, e devo dire, poi ne parleremo, secondo me è la chiave giusta, no? Un po' spaziare, prendere influenze differenti. Qual è, diciamo, il segreto secondo te per non annoiarsi mai nella musica? Beh, sicuramente parlo appunto per esperienza personale a livello di ascolto, quindi cercare di non essere statici, ma comunque di cercare di ascoltare sempre generi nuovi, artisti nuovi. A me piace molto scoprire anche nuove band inedite che magari non sono così mainstream, ma certo, un po' più alternative, indipendenti. Mi piace tantissimo a me la scena diciamo inglese, alternative, quindi mi piace andare a cercare qualche band diversa, qualche artista. Gloria, questa cosa è bellissima, il fatto che siate aperti e accoglienti verso altre sonorità, altri sound. Io sono davvero curiosa, oltre, diciamo, per quanto mi riguarda, ma sicuramente anche i nostri ascoltatori lo sono. Sono qui in trepidazione perché vorrei proprio che Mind Over Matter fosse già proprio subito nelle orecchie di tutti. È una canzone che in assoluto lancia una sfida, la sfida che incoraggia a credere in noi stessi con determinazione senza arrendersi mai. Mind Over Matter, l'ascoltiamo e poi torniamo con Gloria. Overlaps. Radio Roma. Abbiamo ascoltato Mind Over Matter, è il secondo estratto di un album dei Overlaps. Io sono proprio friccicarella, come si dice a Roma, questa parola mi piace molto, che
questa band coronata da, e interpretata al massimo da una front girl, sia approdata qui a Radio Roma. Risalutiamo la nostra Gloria. Ciao a tutti. Allora, ci vuoi parlare, Gloria, un po' di questo nuovo album che è previsto per il prossimo autunno, se non erro? E sì. Quali sono un po' i colori di quest'album? Cosa ci puoi spoilerare, ecco? Sì, allora, questo sarà il terzo disco, uscirà a fine ottobre, primi di novembre. Adesso stiamo un attimo valutando la data di release, diciamo, precisa. E usciranno 4 singoli, questo appunto è il secondo, poi uscirà un terzo singolo a settembre e poi con l'uscita dell'album l'ultimo estratto, l'ultimo singolo. E, beh, sarà un disco sicuramente un po' appunto nuovo rispetto agli altri due, quindi ci saranno veramente tantissime influenze pop elettroniche, per esempio un po' di reference che abbiamo messo, cioè Dua Lipa, un po' di Tate McRae, quindi un po' di cose fresh e moderne, un po' di pop sicuramente, qualcosa di più ballabile, quindi sicuramente ai live ci divertiremo. Quanto ci gusta, quanto ci gusta. E a proposito di live, avete un live a breve, il 23 luglio? Sì, il 23 luglio abbiamo questa super occasione di ritornare sul palco e aprire il concerto ai The Amazons e ai The Darkness, quindi due band inglesi, al Pordenone Blues Festival. Quindi giochiamo in casa e speriamo di fare una super esibizione, performance. Certo, voilà, poi con le vibes, le good vibes di Radio Roma sicuramente sarete ancora più carichi. Ascolta, a proposito di Radio Roma, io ho a cuore sempre chiedere, diciamo, ai nostri ospiti, qual è quella cosa che vi lega alla capitale? Un luogo, un piatto, una persona? Se c'è, ovviamente. La cacio e pepe per me. Che meraviglia! Guarda, noi siamo un po' più team carbonara, ma la cacio e pepe. Cacio e pepe, ogni volta che vengo a Roma è un must, cioè devo mangiare. E dove te ne vai a mangiare la sta cacio e pepe? Ah, beh, di solito cerco sempre un po' appunto i posti tipici, poi ho qualche amica giù che vive a Roma e quindi mi faccio sempre consigliare. Poi c'è la scrocchiarella, no? La pizza, buona! Sì. Dal Bottarolo. Dal Bottarolo, la scrocchiarella ci piace. E ascolta, invece, una curiosità, no? Tu, front girl con due, tre uomini, insomma, a seguito, com'è questo rapporto? È pepato? Mantenete rapporti sobri d'amicizia? C'è qualcuno che, insomma, no, poi va oltre? Dici, siamo un po' i gossipari. Dici. No, in realtà siamo veramente molto, molto tranquilli, nel senso che siamo amici, soprattutto io chitarrista, ci troviamo tantissimo sia a scrivere che anche poi a stare insieme, insomma, come amici. E, diciamo che io sono la parte dell'entusiasmo e loro in realtà mi domano, perché sono quella più euforica e loro sono la parte razionale, io sono quella che, se fosse per me, sarebbe tutto a mille. E beh, sono loro che hanno il sistema binario, no? 0-1, noi siamo quelle che poi usciamo fuori dalle righe. Bene. Sì. Ma quindi, vabbè, sei una bonazza, diciamo che, ecco, tu sei la parte colorata della band, loro danno quel tocco, appunto, come hai detto tu, funzionale, razionale. Cara Gloria, grazie. Noi siamo così contenti di averti, ti auguriamo proprio il meglio del meglio, come si dice a Roma, e ovviamente vi aspettiamo qui. Il nostro capitano Lele Sarallo dice sempre ai nostri ospiti che qui a Radio Roma avete una seconda casa, quindi quando volete Manuel, Lucas DJ, Madame Vremage vi aspettano a braccia aperte. Ora rimani lì, perché tra pochissimo ci faremo una foto con te. Gloria, vuoi lanciare un'ultima good vibes per gli Overlaps ai nostri maleducati ascoltatori? Prego, vai, 30 secondi per te. Beh, vi invito ad ascoltare la nostra band, tenetevi pronti perché i prossimi singoli spaccheranno. Dai! Yeah!